con Dario Tallone, sindaco di Fossano ma anche segretario cittadino della Lega. Allora, questa mattina vi siete radunati qui con questo banchetto, con il leitmotiv scuole aperte, porti chiusi. Sì, scuole aperte, porti chiusi. Beh, innanzitutto noi siamo vicini, ma vicini agli insegnanti, vicini a tutto il mondo dell'istruzione, perché è veramente una vergogna che la ministra Azzolina non sia stata in grado di avere delle linee, di emettere delle linee guida chiare da poter iniziare in sicurezza le scuole. Noi come comune siamo riusciti comunque a rispettare tutto il distanziamento, tutto quanto. La vergogna è che mancano gli insegnanti. Noi amministratori non ci possiamo fare nulla in merito agli insegnanti. È veramente una vergogna. Altro motivo, che è un motivo che mi sento come di dire come segretario cittadino della Lega qua a Fossano, riguarda il nostro capitano Matteo Salvini. È vergognoso che Matteo Salvini ad ottobre, inizio ottobre, vada a processo, un processo assurdo, un processo politico, dove lui sta cercando unicamente, ha cercato unicamente di fermare questi sbarchi di clandestini che servono unicamente a foraggiare solo alcuni. Anch'io ho subito dei processi, sono processi politici, noi andiamo avanti, noi siamo per lavorare, noi siamo per il bene dei fossanesi, io ce la sto mettendo tutta e ovviamente ho riscontro, abbiamo avuto anche stamattina con una larga partecipazione di gente che è venuta a firmare, parecchie firme, quindi vedo che il mondo della scuola, il processo per Salvini è molto sentito da tutti i cittadini, non soltanto fossanesi ma italiani. Sui volantini che avete distribuito si legge col pessimo governo delle poltrone, dall'altra parte in Piemonte col buon governo della Lega. Sì, quello è vero, buon governo della Lega, qua in Piemonte abbiamo un ottimo rapporto per quanto riguarda la regione, ci stanno aiutando, sono molto vicini agli amministratori, sentiamo una lontananza completa da parte del governo, in quanto loro demandano unicamente ai sindaci per far rispettare delle regole non chiare, delle linee guida che non esistono. Quindi è veramente difficile, questo governo non ci sta aiutando in nessun modo. Io spero vivamente di mandarli a casa il prima possibile.